Chiamo in causa Fabrizio Pregliasco, che ringrazio di nuovo, su questo ragionamento che porta ad una domanda. Fabrizio, la salute è tornata al centro del dibattito, no? In questa fase non potrebbe essere altrimenti. In lungo e largo si parla quasi costantemente, un po' dappertutto nei media, di quella che è l'attuale situazione che stiamo vivendo. Però la mia sensazione, ovviamente correggetemi se sbaglio, è che molto spesso il concetto di salute venga fatto passare come immediatamente correlato o alla paura di contrarre una malattia oppure alla soluzione, che è la cura, no? Quasi mai viene indicata la via intermedia, che è quella della prevenzione, che invece, come ci ha spiegato Mons nel suo intervento, può fare molto anche nell'approccio ad una situazione assolutamente imprevedibile come quella che stiamo vivendo. Per cui ti domando, come può secondo te lo sport di base aiutare a costruire un concetto diverso di salute che parta dalla prevenzione e non più dalla paura della malattia e dalla cura? Fondamentale, io è stato molto chiaro Mons prima su quelli che sono gli aspetti della prevenzione. Io insegno prevenzione, igiene e medicina preventiva alla Statale di Milano. L'elemento specifico poi è sulle malattie infettive, ma non solo, perché ormai è dimostrato come sia fondamentale lo stile di vita in termini di aspettativa di vita, di qualità di vita nel futuro, ed è una cosa che noi dobbiamo far valere attraverso, in particolare molto importante, lo sport dilettantesco passato dai giovani, perché questo è fondamentale. Gli elementi che sono la concausa, i fattori di rischio delle patologie cronico-degenerative, ma anche, come dicevamo prima, riguardo alla capacità della risposta dal punto di vista dell'immunitario e quindi della capacità di far fronte anche alle patologie infettive, deriva proprio da aspetti riguardanti lo stile di vita. Innanzitutto l'alimentazione, quindi un'alimentazione eccessiva, una sedentarietà, che è l'elemento che anche in alcune indagini dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, ma anche a livello internazionale, evidenziano come i giovani hanno questo aspetto, che significa partire male nella giovinezza e poi avere un problema che si protrae nel tempo, quello del sovrappeso, dell'eccessiva alimentazione con troppe calorie. Ma poi l'elemento invece dell'attività fisica, un'attività fisica che deve essere adattata, Adapted Physical Activity, che è una branca molto importante di cui ho cercato di anche svolgere alcune attività di ricerca presso la fondazione in cui ho lavorato, la Fondazione Sacra Famiglia, per disabili, per persone diversamente abili o comunque per tutte le età. Quindi uno sport inteso non come la prestazione ai massimi livelli, perché l'eccesso di prestazione, di voler arrivare a dei livelli elevatissimi, porta poi delle conseguenze negative, non solo il doping, ma quello è illegale, ma anche proprio, che so, un tennista che sviluppa poi in modo non, se non lo fa bene, in modo uniforme la sua capacità fisica e la sua, più con anche pesanti ripercussioni sulle articolazioni, e quindi uno sport che, se interpretato male, estremizzato, fa male, ma un'attività fisica adattata alle caratteristiche della persona, all'età e elementi che possono essere anche il semplice movimento, oppure ovviamente più giocoso, più strutturato, più motivante, perché fare palestra con sollevamento pesi diventa proprio qualcosa che può fare chi ha una motivazione forte, ma c'è la noia, c'è fondamentale la preparazione atletica, perché se no ci si fa male, come capita agli adulti che fanno giochi come il calcetto, comunque momenti così ludici, e lì è un disastro perché non c'è la preparazione, non c'è la strumentazione, non c'è quell'elemento che deve essere quello di una conoscenza e di essere seguiti da, in Italia, specialisti di scienze motorie, quindi specialisti del movimento, kinesiologi come specialità, per poter far sì che ci sia una situazione che in qualche modo sia, come dire, importante e continua. Quindi
Quindi io credo che il Covid ci ha fatto scoprire queste cose e spero che tutto questo possa essere in qualche modo assolutamente un elemento poi di, diciamo, di consapevolezza rispetto a quello che è l'esigenza della prevenzione. La prevenzione è meno efficace nella pratica della terapia. Il farmaco risolve il problema ed è immediato. La prevenzione per le malattie infettive è un impegno giornaliero quotidiano che è impegnativo e ci vuole motivazione, ci vuole voglia di fare. Lo sport e l'aggregazione, ed è qui la sofferenza di questo periodo di mancanza di socialità, ha ridotto la possibilità di sfruttarlo come farmaco, ma un farmaco preventivo, perché lo stile di vita è fondamentale, con questi aspetti si costa poco, non sono costosi, sono elementi legati a uno stile di vita, anche a un'organizzazione sociale, ma soprattutto a un concetto che deve iniziare sin da giovani in uno sport che, come la WISP in Italia, ma anche le altre realtà, portano avanti nel modo più corretto, quindi un aspetto leale, di correttezza, ma soprattutto di capacità di stare insieme, quindi di aspetti anche correlati molto importanti, ma soprattutto di un movimento armonico e di una conseguenza anche rispetto ad alimentazione, perché alimentazione, sedentarietà e fumo sono i killer del futuro, perché ora che abbiamo guadagnato anni di vita, questa deve essere una prevenzione verso il futuro, verso l'età adulta e l'anziana, ma la qualità della vita è ancora molto, come dire, in queste fasce di età non ancora adeguata, e quindi è fondamentale questo aspetto. L'attività sportiva, l'aggregazione, la metodica tecnica di realtà strutturate è fondamentale per un futuro di salute dei giovani di oggi che saranno gli adulti di domani.